Vi ringrazio di essere qui e parliamo d'astrologia che è di estrema attualità perché è l'inizio dell'anno. Tutti sappiamo che all'inizio dell'anno chi ci crede e chi non ci crede spera in un auspicio favorevole delle stelle. Ma è un giorno dedicato all'astrologia, un periodo giusto per l'astrologia anche per un altro motivo. Perché pochi giorni fa era la festa degli astrologi. C'è la festa delle mamme, dei papà, dei nonni, della donna, degli innamorati, c'è anche la festa degli astrologi. E la festa degli astrologi è il 6 gennaio e lo dice il Vangelo. Alcuni magi vennero da Oriente a Gerusalemme e dicevano: «Dov'è colui che è nato il re dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad adorarlo». Papa Ratzinger li definì astronomi e sacerdoti persiani, della casta sacerdotale persiana. Astronomi e astrologi. Anticamente astronomo e astrologo volevano dire la stessa cosa, oggi non più. E quindi per fare chiarezza vediamo che cos'è l'astronomia. L'astronomia è la scienza che studia i corpi celesti, le loro origini, la loro evoluzione e le loro proprietà fisiche e chimiche. Invece l'astrologia è una pseudoscienza secondo cui i corpi celesti, le loro posizioni, i loro movimenti influiscono sugli eventi umani, collettivi e individuali. Una cosa di questo genere oggi è veramente inconcepibile, tant'è vero che immagino voi vi ricordiate Margherita Hack. Eccola qua, l'astrologia è una superstizione tramandata dall'antichità, e detto così è sepolta, e sarebbe inutile stare qui a parlare. La Margherita Hack ha sistemato le cose e in effetti con i voli, con le sonde spaziali che vanno all'interno e all'esterno del sistema solare, come si fa a pensare che i pianeti possano avere un'influenza sulla nostra realtà, sui nostri destini, come la Luna sulle maree? È impensabile. Però, vedete, c'è un però, alla luce di studi recenti, perché da 40 anni fa in poi, ci sono state delle scoperte, per quello che riguarda l'ambito della fisica quantistica, che fanno pensare alla possibilità di corrispondenza a distanza tra oggetti, tra elementi del cosmo. Vediamo, gli autori sono per lo più abbastanza noti, David Bohm, Henry Stapp, Lee Smolin. Vediamo qualche titolo di libri che sono usciti di recente che magari vi è capitato di vedere. Vedete David Bohm, Universo, Mente e Materia, che però è la traduzione di Oneness and the Implicate Order, il tutto e l'ordine implicato, perché lui considera l'universo come un tutto nel quale c'è un ordine, lui lo chiama implicato, vuol dire nascosto, che noi non siamo in grado di percepire, e però determina questo ordine implicato, l'ordine esplicato, cioè i fenomeni che noi vediamo. Il mondo visibile. Ancora David Bohm, speriamo di riuscire, sì, spiega bene che l'ordine implicato, secondo lui, è un'infinita rete di connessioni interdipendenti, interconnesse, che collegano, e badate, non solo le particelle tra loro, ma anche la psiche umana e il tessuto stesso dell'universo. Io quando ho studiato questa, quando ho letto questa cosa, mi è venuto in mente quando alle origini, in prima liceo, adesso è la terza, si studiava filosofia, Eraclito che diceva: «Logos è la struttura dell'universo, Logos è la mente che lo recepisce». Più o meno stanno recuperando dei pensieri antichissimi che sono quelli dei fondatori della nostra filosofia, perché Eraclito aveva già individuato questa corrispondenza, va bene, lì su altre basi, questi sulla base della fisica quantistica. E uno può dire, è vero o non è vero?
In effetti è stato dato l'anno scorso il premio Nobel ai tre autori che hanno proprio dimostrato l'esistenza di questo che si chiama entanglement. E cioè entanglement quantistico è quella legge per cui una particella risulta capace di influenzare il corrispondente valore di un'altra particella situata anche a distanza remota. E questi qui sono i tre che hanno vinto il premio Nobel. Quindi è una ufficializzazione di questa possibilità, di questa esistenza di una comunicazione a distanza che renderebbe possibile e plausibile l'idea di un universo in cui tutto si rispecchia in tutto, tutto ha corrispondenza con tutto. C'è anche un altro approccio che rende possibile l'astrologia. Secondo l'autore la rende sicuro più che possibile. Ed è l'approccio di Carl Gustav Jung, lo psicologo, il quale aveva notato delle corrispondenze, delle coincidenze, coincidenze che capitano a tutti noi. Lui cita per esempio quella di uno che si sogna una persona che non vede da tantissimo tempo e la mattina dopo la vede. Lui addirittura aveva sognato una volpe che difficilmente uno vede nella vita quotidiana, invece il giorno dopo vede proprio una volpe. Ma addirittura ne racconta un'altra di un suo paziente che aveva commissionato un abito blu da un sarto e gli viene recapitato per errore un abito nero proprio il giorno della morte di suo fratello e comincia a essere una coincidenza un pochino meno casuale. E poi ancora parla di una coincidenza, chiamiamola sempre così, che era capitata, che viene raccontata da Schopenhauer, il filosofo Schopenhauer, che l'aveva tratta dal Times. Un uomo sogna che suo fratello è morto e sogna che suo fratello si trova annegato nel fiume e gli nuota vicino una trota. Allora lui prende un altro fratello, va in quel posto e in quel momento vede la trota e il fratello morto. Nel Times, dice a Newell, Rostershire, è stata eseguita dinanzi al coroner una perizia sul cadavere di un certo Mark Lane, ritrovato nell'acqua grazie alle indicazioni di suo fratello. Il fratello aveva sognato che Mark era annegato, che il corpo era presso la chiesa di Oxenholm e che accanto a lui nuotava una trota, che è un particolare, veramente un po' grottesco. Il mattino seguente, insieme a un altro fratello, si era recato colà. C'era una trota che nuotava nell'acqua e lì vicino il corpo del fratello. E Schopenhauer, il filosofo, dice in tal modo possiamo vedere come un evento fuggevole, quale può essere il passaggio di una trota, sia previsto con una precisione di secondi parecchie ore prima. Quindi questo fa pensare a Carl Gustav Jung che esistano delle corrispondenze che lui chiama sincronicità. Secondo Jung esiste un parallelismo, lo chiama parallelismo, tra i vari elementi del cosmo, quindi anche tra i movimenti degli astri e i movimenti umani e terreni. E difatti questo motiva, secondo lui, l'attendibilità del responto astrologico e difatti lui i suoi pazienti, prima di parlare con loro, di farsi dire i loro problemi, gli faceva l'oroscopo per capire che qual era la loro vulnerabilità, qual era la loro situazione psicologica. Vediamo quindi questi libri, Carl Gustav Jung, Sincronicità, forse alcuni di voi l'hanno letto perché è veramente interessante, e quest'altro libro appena uscito della Grayson, dove si parla del rapporto strettissimo che si istituì tra appunto Carl Gustav Jung e Wolfgang Pauli, il fondatore della fisica quantistica, il padre della fisica quantistica. Si conobbero e trovarono che c'erano delle concordanze straordinarie tra le leggi della fisica quantistica e questa sincronicità. Anzi, a proposito di questo, Jung racconta che lo stesso Pauli è l'esempio vivente di questa sincronicità, perché
pareva che tutte le volte che Paolo entrava in un laboratorio mentre stavano facendo degli esperimenti, gli esperimenti saltavano per aria, gli strumenti si bloccavano, succedeva il finimondo. Tant'è vero che Otto Stern, che era un suo collega, gli vietava l'ingresso al laboratorio quando loro stavano facendo degli esperimenti. E succede che un certo, questa è divertentissima, la racconta appunto Gustavino, succede che un altro importante fisico, James Frank, a Göttingen, in Germania, stava facendo un esperimento di grande importanza con strumenti costosissimi venuti dall'America. In quel mentre, a un certo punto, si blocca tutto quanto e gli strumenti saltano. E lui, tornando a Zurigo, perché è un centro di Zurigo questo di studiosi di fisica quantistica, tornando a Zurigo dice ai suoi amici: pensate, è saltato tutto, eppure non era neanche presente Pauli, pensando di dire una battuta. E prontamente gli amici gli dicono: ma no, cosa dici? Pauli proprio quel giorno stava andando a Copenaghen e si è fermato nell'ora in cui sono saltati gli strumenti, si è fermato a Göttingen e per cambiare treno. E da quel momento venne sancito il fatto che esisteva l'effetto Pauli. L'effetto Pauli era che quando arrivava lui saltava per aria tutto. Allora, certo che è un modo di dire molto prestigioso, ma lui è il padre della fisica quantistica. E poi siamo a Zurigo, in Svizzera, quindi un linguaggio del genere giusto. In Italia noi parleremo di iettatura. Comunque, che sia iettatura, che sia effetto Pauli, è un modo elegante di dire iettatura, l'effetto Pauli, è una prova vivente del fatto che l'azione, l'interazione a distanza, almeno secondo Jung, esiste. E secondo Jung, appunto, c'è l'universo come un organismo percorso da energie, percorso da forze, che noi però non riusciamo a vedere. Come mai non riusciamo a vederle? Beh, ce lo dice un altro personaggio che conosciamo, almeno per sentito dire, Antonino Zichichi, che dice che esiste il supermondo. Ma avrete sentito forse alcune conferenze che ha tenuto la televisione su questo supermondo. Il supermondo esiste nelle strutture submicroscopiche della materia, che è in noi e che è nell'universo. C'è quindi sempre quel discorso di Eraclito, che c'è una corrispondenza tra la struttura dell'universo e la nostra mente. Ma non possiamo conoscerlo perché ha 43 dimensioni e noi ne abbiamo solo 4. Quella è il 3 dello spazio, altezza, lunghezza e profondità, e quella del tempo. E siccome noi possiamo vedere solo queste 4 dimensioni, dice Zichichi, non possiamo cogliere le altre, è come parlare di colori a un non vedente. Comunque, è chiaro che anche se queste forze non esistono o esistono, che sia scienza o pseudoscienza, che abbia o che non abbia un fondamento scientifico, l'astrologia è importante per noi perché esprime i valori, la visione del mondo, la visione scientifica di tutta la nostra civiltà fino a Galileo e oltre, anche oltre, perché anche Galileo faceva gli oroscopi. Vedete, più avanti c'è l'oroscopo che Galileo ha fatto per se stesso. Quindi tutta la nostra cultura è permeata fino all'illuminismo, è permeata di astrologia, specialmente il Medioevo. Pensate, le arti del trivio e del quadrivio nel Medioevo. Dante dice: dico che per cielo intendo scienze e per cieli le scienze. Il cielo sono i cieli planetari, e le famose arti del trivio, grammatica, dialettica, retorica, aritmetica, qui ho scritto aritmetica ma Dante dice arismetrica, non fa più effetto, musica, geometria e astrologia, ognuna, secondo Dante, e non solo secondo Dante, è governata da un pianeta. Lui spiega anche perché nel convivio, è un po' originale come spiegazione, un po' creativa, oggi si dice così, però secondo lui ai tempi suoi era valida. E nella lettura
di un testo medievale, scientifico, letterario o artistico, è il Garin che parla, Eugenio Garin, non è possibile prescindere dalle opere ermetiche, magiche, astrologiche, alchimistiche degli Al-Kindi e degli Al-Bumasar. Questi autori non si possono ignorare, perché tutto il Medioevo, per esempio il Medioevo, è fondato sullo studio, sulla conoscenza e sull'astrologia di questi autori. Io stessa, che, come ha detto Valeriana, mi occupo di cose greche, di linguistica, ho studiato molto, molto attentamente, molto intensamente l'astrologia medievale, perché ho voluto capire la commedia. I cieli del paradiso sono cieli astrologici, non c'è poco da fare, lui lo dice chiaro e tondo. E lui stesso dice che l'astrologia è la più sublime di tutte le scienze. Se voglio capire Dante, devo capire che cos'è per lui la luna. Perché io dico casa, per me è un appartamento, per un lord inglese è un maniero, per un arabo del deserto è una tenda. Che cos'è per Dante la luna? Per me è quella cosa lì, per un astronomo è un'altra, per Dante cos'è? E per poter capire questo ho studiato molto attentamente, perché senza questa conoscenza non è possibile conoscere il Medioevo e non è possibile neanche conoscere molto della nostra storia passata, della nostra storia della cultura. Sarebbe come se uno pretendesse di conoscere la storia della civiltà europea senza tener conto del cristianesimo, perché non ci crede. Va bene, però sulla base del cristianesimo si è sviluppata tutta la nostra storia, la nostra morale, la nostra filosofia, le nostre scienze, anche perché la coscienza morale è quella cristiana, noi abbiamo quella, altri ne hanno un'altra. Ma per poter capire la nostra civiltà occidentale non si può prescindere dal cristianesimo. E così non si può prescindere dall'astrologia se noi vogliamo capire il nostro passato. E il Garin, dunque, è un filosofo, studioso storia della filosofia, e vediamo un altro aspetto dell'astrologia. Al di là di quello che riguarda la nostra storia, pensiamo come ha influenzato il nostro linguaggio. Ancora oggi noi diciamo influenza, perché viene da ab occulta celi influenza, dall'influenza occulta del cielo. Ascendente è un elemento importante dell'oroscopo, però si dice ancora oggi che il tale ha un grande ascendente su un altro. Disastro, dys, che vuol dire male in greco e in latino, e aster, l'astro. Disastro è quando uno ha la luna storta, che gli va tutto male. O si parla ancora di carattere solare, per dire un carattere radioso. Un carattere lunatico, perché la luna è mutevole, quindi è soggetta a continua metamorfosi, si mostra, si nasconde. Quindi un carattere lunatico esprime quello che l'astrologia diceva della luna. Marziale, Marte, è un carattere militaresco. Gioviale, Giove è il dio della fortuna, è il dio della felicità, quindi un carattere gioviale, un carattere allegro, ilare. Saturnino, è su Saturno. In un prossimo incontro parleremo molto più a lungo. Saturnino è un carattere piuttosto cupo, perché si rifà a Crono, che era il re degli dei, che si mangiava i figli, che aveva virato il padre, quindi non era una personalità simpatica, almeno non immediatamente. Abbiamo ancora i nostri proverbi, né di Venere né di Marte, non si sposa né di parte, e i giorni della settimana sono quelli, sono anche questi sotto la protezione di un astro. Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, e poi noi abbiamo sabato dall'ebraico Shabbat e domenica, perché il cristianesimo l'ha imposto come dies dominicus, il giorno del Dominus, del Signore. Ma se noi guardiamo nel mondo germanico, ci sono Sunday, e va bene, il giorno del sole, Monday, il giorno della luna, poi ancora Marte, Twisco, Thursday, Woden, Mercurio, siamo in corrispondenza con i nostri, Thor, Giove, quindi Thursday, Friday. Ma vediamo Saturno, non è sabato, viene ancora da Saturno, è ancora il giorno di Saturno, così come la domenica, ancora il giorno del sole. Perché? Perché il cristianesimo è venuto più tardi, quando ormai
quando i nomi dei pianeti si erano ormai costituiti come i nomi dei giorni della settimana. Quindi, per riassumere in breve, l'astrologia è il patrimonio spirituale e culturale collettivo dell'umanità, della nostra umanità, perché è un fatto culturale, un fatto storico, filosofico, di costume, va bene, che ha determinato l'evolversi delle scienze dall'antichità all'illuminismo, ha determinato l'evolversi delle scienze, perché per studiare l'astrologia studiamo l'astronomia, per studiare l'astrologia studiamo la matematica, studiamo l'alchimia, che poi è diventata la chimica. Quindi ha favorito l'evolversi delle scienze, ma soprattutto, e su questo vedete ve l'ho messo anche in corsivo, è il catalizzatore di uno scambio culturale dalla Persia in Grecia, dalla Grecia a Roma, da Roma a tutto il mondo conosciuto ai tempi dell'impero, e poi di lì all'Islam, quando il cristianesimo ha vietato la pratica astrologica, è passata agli arabi, e dall'islamismo medievale al Rinascimento. E in tutti questi passaggi tutte le culture hanno lasciato qualcosa. Per poter parlare di astrologia parlavano di astronomia, di medicina, di matematica, e per esempio abbiamo avuto il lascito delle cifre arabe, che è stato un importante lascito dell'astronomia islamica, è stato un grande catalizzatore della cultura, perché ha trasferito, e pensate soltanto l'importanza delle cifre arabe. Se io devo moltiplicare 12 per 250, anche un bambino di 10 anni riesce a moltiplicare, pensate a mettere X, I per C, C, è impossibile. Beh, per fare i calcoli matematici gli arabi hanno usato le loro cifre e ce le hanno trasmesse, o grazie, come dicono gli inglesi, a Adelardo di Bass, o come diciamo noi, grazie a Fibonacci, però le cifre arabe sono venute in Occidente. Quindi, come dice il Bol, che è un noto filologo che ha dedicato la vita alla storia dell'astrologia, liquidare come follia una dottrina che ha affascinato per secoli le menti più profonde equivarrebbe a rinunciare alla comprensione razionale della storia. E quindi, con queste premesse, confortati quindi dal fatto che ci si creda o no, sia o no scientifica, è tuttavia un fatto culturale da cui non si può prescindere, possiamo cominciare a esaminare l'origine e lo sviluppo dell'astrologia. L'astrologia è nata in Mesopotamia, come vedete, in Babilonia. Lo studio del cielo è nato con l'umanità, ma lo studio del cielo finalizzato a fare previsione sul futuro ha origine in Mesopotamia, già presso i Sumeri nel 3500 a.C. Noi però ci fermiamo al periodo di cui abbiamo testimonianze scritte, e quindi abbiamo testimonianze scritte nella biblioteca di Assurbanipal, che risale al 1600-1700 a.C. Le caratteristiche dell'astrologia babilonese erano però tali che per noi sono inconcepibili, in quanto che i pianeti erano considerati dei. Non era il pianeta di Marte, il pianeta di Venere, no, Marte era il pianeta, era un dio. E quindi l'astrologia era appannaggio dei sacerdoti. Ecco perché Papa Ratzinger disse: i magi erano astronomi della casta sacerdotale persiana. Ognuna di queste parole ha un profondo significato, perché erano sacerdoti in quanto che gli astri erano ritenuti divinità, e quindi avevano un rituale, facevano sacrifici agli astri per poter ottenere quelli che volevano. Quali sono dunque questi astri? Shamash, il sole, che amministrava la giustizia. Sin, la luna, la metamorfosi, perché avevano assegnato gli dèi agli astri in base alla somiglianza. Quindi la luna era la metamorfosi. Nabu, la scrittura, la sapienza, la velocità, perché è il pianeta più veloce, e quindi è la comunicazione, comunicazione parlata, comunicazione scritta, e quindi, siccome conosceva già la scrittura, l'avevano assegnata a lui. Ishtar, Venere, l'amore,
Il nome latino è quello che poi successivamente è stato dato a Roma. Nergal, Marte, il pianeta rosso, e quindi il sangue, la guerra, eccetera. Marduk, Giove, la legalità. E Ninurta, una figura piuttosto ambigua, piuttosto ambivalente. Abbiamo dei dati storici, l'Enuma Annua e l'Il, e cioè i giorni del cielo e del tempo, che risale al XVII avanti Cristo, è un registro in caratteri cuneiformi di 70 tavolette con più di 700 presagi astrologici. È stato trovato nella biblioteca del Surbanipal. Questo viene dal Museo Metropolitan, ma c'è anche a Londra, al British Museum, se vi capita di andare ne vedete molte di queste tavolette. Questa arte religiosa, mistica, sembra confinato ovviamente alla mentalità orientale, ma succede che Alessandro Magno, che morì nel 323 a.C., conquista la Persia, ma anche parecchio più in là, e diffonde la cultura greca nel mondo orientale. Solo che quando si diffonde la propria cultura presso un popolo, si è inevitabilmente portati ad acquisirla, la cultura di quel popolo. Il superstrato e il sostrato si fondono, e la cultura persiana, attraverso Alessandro Magno, si diffonde a sua volta in Occidente. Ecco, in Grecia, e questo è un altro paradosso, come fa un mondo come quello greco, luogo della ragione, della filosofia, delle scienze, della matematica, di Talete, di Pitagora, come fa ad accettare una visione folle, astrusa, astratta, mistica, come quella dell'astrologia babilonese? Pensate solo, anche nel popolino era inaccettabile un'idea di questo genere. Racconta Platone che il filosofo Talete, che si interessava di astronomia o forse anche d'astrologia, guardando in cielo cadde nel pozzo e la sua servetta trace, quindi anche straniera, si permetteva di morire dal ridere all'idea del suo padrone che era caduto nel pozzo per guardare il corpo. Quindi vuol dire che sapeva che la sua derisione era condivisa, se no non si sarebbe mai permessa di ridere tanto all'idea che il filosofo di cui lei era la servetta fosse caduto. E difatti Talete, mentre studiava gli astri e guardava in alto, cadde in un pozzo. Una graziosa e intelligente servetta trace lo prese in giro dicendogli che si preoccupava tanto di conoscere le cose che stanno in cielo, ma non vedeva quelle che gli stavano davanti ai piedi. E lo dice Platone nel Teeteto. Quindi come può una religione di questo genere, la religione astrale, avere successo in un mondo dove perfino una servetta trace ride di un grande filosofo che guarda le stelle? Ebbene, perché le cose erano cambiate, perché al posto della centralità della Grecia Alessandro aveva spostato l'interesse in Oriente, e quindi era venuto meno l'orgoglio di essere il centro della vita culturale. Non solo, ma la polis, le vecchie polis, Atene e Sparta, ormai erano periferia, e l'idea stessa di polis era venuta meno, perché ormai Alessandro aveva fatto dei regni, e con la polis era venuto meno la libertà, la democrazia, la filosofia, la religione, i sistemi di pensiero che avevano sempre dato una certezza. Viene meno quindi così l'identità, l'idea di patria, viene meno il senso d'appartenenza a un tessuto culturale stabile, viene meno l'idea di appartenere ai valori, di libertà per esempio. Insomma, l'individuo si trova smarrito, privo ormai di un sistema religioso, politico, morale che gli faccia da riferimento, e quindi va cercando un sistema di pensiero che gli dia una sicurezza. Un sistema di pensiero come l'astrologia,
dava sicurezza, perché intanto si riferiva a qualcosa di evidente, il cielo stellato, e poi perché si riferiva, prendeva spunto da dati matematici, scientifici, che dicevano la sistematicità, la ripetitività, la prevedibilità dei moti astrali. E quindi questo dava credibilità, se non altro, rendeva il futuro, l'ignoto, meno temibile. Perché se io so che adesso Marte è cattivo e mi fa venire l'influenza, però tra qualche giorno se ne va, ed è, mi sento un pochino più confortata. E quindi questa visione era confortante, comincia a essere più accetta. Oltretutto era stata già preparata dalla filosofia, inconsapevolmente. Pitagora, quello delle tabelline, della tavola pitagorica, del teorema di Pitagora dell'ipotenusa, che il quadrato dell'ipotenusa è la somma dei quadrati dei due cateti, quindi una mente matematica, aveva pensato all'armonia delle sfere, aveva ipotizzato l'armonia delle sfere. Aveva detto che l'universo è cosmos ed è un sistema armonioso, e qui abbiamo oggi la fortuna e l'onore di avere un celebre compositore, Fabrizio Campanelli, che sicuramente meglio di me potrebbe spiegarvi i rapporti tra la musica e la matematica, che erano appunto quelli che studiava Pitagora, e potrebbe spiegarvi meglio di me il tetracordo, filo lao pitagorico, appunto questo rapporto matematica-musica. E comunque questo universo ordinato, che lui chiama cosmo, se noi ancora oggi lo chiamiamo cosmo, in greco voleva dire ordine, non voleva dire universo, voleva dire ordine. E lui, in quanto ordine per eccellenza, l'universo lo chiama cosmo. Secondo lui questo cosmo è ordinato perché ha un'anima. E a quest'anima universale giungono, una volta purificate, le anime degli uomini, dopo che si sono reincarnate. Credeva nella metempsicosi, convinto che dopo morte uno si reincarnasse nel corpo di un altro animale o di un altro uomo. Era così convinto che, mi pare, sì, è Diogene Laerzio che lo racconta, ed è spassosissimo, cioè Pitagora, è un aneddoto, io a Diogene Laerzio credo poco, comunque lui racconta questo aneddoto, che Pitagora vede un uomo che sta per picchiare il suo cane e lo ferma, perché non perché fosse un animalista, ma perché nel cane aveva riconosciuto, dice lui, l'anima di un amico. Quindi, per dirvi come conosciuto, come diciamo propugnatore di questa idea della metempsicosi, Pitagora e la sua scuola. Quindi già ammettere che esiste un'anima nell'universo, che esiste una corrispondenza tra gli uomini e l'anima dell'universo, già predispone a una visione mistica. Ma Platone riprende l'idea e dice: il demiurgo, che è l'artefice dell'universo, fece un numero di anime pari a quello delle stelle e le distribuì, ciascuna anima nella propria stella. E questa qui è già mistica astrale, è già astrologia, ed è un'idea che evidentemente percorre i secoli, perché anche Dante, appunto nella Commedia, fa sì che tutte le anime ritornano alla loro stella, la stella che esprime il loro carattere, così Piccarda, che era quella che mancò ai voti, va nel cielo della luna, che è quello appunto di chi non ebbe una volontà forte. E Dante però intanto arriva al cielo di Mercurio, che è il suo, quello dei Gemelli, ma poi arriva addirittura alla sua costellazione: o gloriose stelle, o lume premio di gran virtù, nel quale io riconosco tutto quale che sia il mio ingegno. Cioè, io, se sono così intelligente, è perché sono nato nella costellazione dei Gemelli. Chi è nella costellazione dei Gemelli qui sarà molto contento, suppongo. Allora, già Platone spiega la corrispondenza tra le anime e le stelle. Quindi, con Platone siamo già vicini ad accettare questa visione del mondo. Ma non solo Platone, anche Aristotele è quello della logica,
quello del sillogismo aristotelico, che se Socrate è uomo, Socrate è mortale, tutti gli uomini sono mortali, quello proprio che la logica guai se si sgarra, anche lui dice che questo mondo è collegato ai movimenti del mondo superiore. Ogni movimento sulla Terra ha la sua causa nel mondo superiore, e questa è già astrologia. E poi arriva agli stoici, e lì ormai è astrologia. Addirittura Posidonio da Pamea, questo che, di cui citiamo il pezzo, è definito da Sant'Agostino fatalium siderum assertor, cioè assertore del fatalismo astrale. Questi dicono che l'universo è un grande organismo, un meccanismo gigantesco. Ogni singolo elemento è un ingranaggio in connessione reciproca con gli altri. Fate finta di vedere un orologio, l'interno di un orologio, ogni minimo meccanismo è collegato con gli altri. Ecco perché, secondo gli storici, l'astrologia è la scienza perfetta. E la vedono in modo molto deterministico, estremamente deterministico. Non c'è scampo. Se il pianeta è così, uno non ha scelta. O muore, o vince al totocalcio, o cose di questo genere. E non basterebbe però, perché la filosofia è di nicchia. Il popolino non sa neanche chi è Aristotele, o Posidonio da Pamea, o Zenone di Cizio. Come fa l'astrologia a diffondersi così, a entrare nel popolino? Perché c'è la medicina. La medicina è pronta ad accettare l'astrologia. Secondo Ippocrate è il padre della medicina, è quello che l'ha liberata dalle panie della magia, della religione, della ritualità, per dare una consistenza scientifica come era la scienza dei tempi suoi, cioè che c'erano quattro elementi, acqua, aria, fuoco, terra. Ai quattro elementi corrispondono quattro umori dell'uomo: il sangue, la bile gialla, la bile nera e il flegma, che sarebbe il muco. Corrispondono quattro temperamenti, e anche qui abbiamo una personalità d'eccezione, il dottor Sartorio, che avete visto prima prodigarsi, che è studioso appunto di medicina psicosomatica. E ognuno di questi umori corrisponde un tipo di malattie e un tipo di temperamento. Dunque, aria, acqua, fuoco, terra, quattro qualità, umido, caldo, secco e freddo, e quattro stagioni. Su questo si innesta l'astrologia, perché? Perché l'astrologia si innesta nella stagionalità. Ecco, abbiamo tutto il nostro quadro delle corrispondenze. Come vedete, abbiamo in partenza aria, che corrisponde all'umido, alla primavera, al mattino, all'infanzia, e quindi ai tre segni primaverili: Ariete, Toro, Gemelli. Si passa al caldo, l'estate, mezzogiorno, la gioventù, ed ecco i tre segni estivi: Cancro, Leone, Vergine, che quindi fanno parte del temperamento collerico. Poi viene l'autunno: Bilancia, Scorpione e Sagittario. E quindi la terra, il secco, l'autunno, la sera, la maturità. Vedete tutta questa successione di analogie, perché non è la logica qui che vale, è l'analogia. E l'umore melanconico. E infine l'inverno, la notte e la senescenza, i segni invernali, Capricorno, Acquario, Pesci, che sono quelli flemmatici, flegma, prevale il flegma. In tutta questa serie di corrispondenze quindi si innesta l'astrologia, per cui Cancro, Leone, Vergine farebbero parte del gruppo collerico, e quindi avrebbero il tipo di malattie, il tipo di corrispondenze, eccetera, che riguarda i collerici, eccetera. E queste corrispondenze valgono perché c'è un nesso in Grecia fondamentale. Ed è sempre Eraclito che dice questa grande cosa: ethos anthropo daimon, il carattere dell'uomo è il suo destino. E questo è l'aggancio tra la medicina e l'astrologia. Il temperamento di una persona è il suo destino. Pertanto, se uno ha un temperamento sanguigno, collerico, melanconico, eccetera, eccetera,
avrà un carattere particolare e avrà un destino particolare. Il passaggio dal carattere al destino è garantito da questa idea che fu di Eraclito. Ed è vera questa, almeno non so, forse a voi non sembra vera, però se uno ha un carattere attivo, vivo, ha anche solitamente un destino abbastanza simile a quello espresso dal suo carattere. Però non basta. Avete visto, è molto generico, come si fa a dire che quelli di primavera sono sanguigni e quegli altri sono collerici. Ma nel frattempo, nel 300 a.C., il sacerdote di Bel, babilonese, Beloso, grosso, va a lavorare, medico, astrologo, va a lavorare proprio a Kos, nell'isola dove Ippocrate aveva fondato la sua scuola. Si piazza nella scuola di Kos e lì comincia a stabilire con esattezza le corrispondenze tra i segni zodiacali e le membra del corpo umano. Io ve le passo non come le pensò lui, ma ve le passo come sono diventate poi attraverso i secoli, perché dopo c'è stato il Parco che ha parlato anche lui e le ha modificate. C'è stato Tolomeo, Abu Mansur, al Cabizio, al Petragio, al Fragano e tutti che hanno messo il loro zampino, ed ecco quindi quello che emerge. La successione dello zodiaco corrisponderebbe alla successione del corpo umano. Vi faccio vedere rapidamente, poi torniamo qui, questa splendida miniatura che rappresenta il corpo umano con tutti gli elementi dello zodiaco, ed è uno del libro d'ore del Duca di Berry, è un codice miniato, è di una bellezza straordinaria. Adesso che l'avete visto, torniamo. È molto più squallido così, però l'altro non si leggeva bene. Quindi, secondo appunto l'astrologia, come si è sviluppata, come si è evoluta, l'Ariete avrebbe come punto vulnerabile la testa, il viso, gli occhi, i denti, il Toro, la gola, il collo, la tiroide, l'apparato vocale, i gemelli, braccia, polmoni, spalle, mani, sistema nervoso, cervello. Guardate che questi punti non sono solo punti vulnerabili, sono i punti caratterizzanti, che possono anche essere quelli che privilegiano la persona. Perché in effetti molti cantanti sono del segno del Toro. Quindi la gola non è solo la gola che fa venire il mal di gola, è anche la gola nella sua manifestazione più positiva. Il Cancro, seno, stomaco, tratto gastrointestinale. Il Leone, cuore, petto, colonna vertebrale, regione dorsale. Vergine, apparato digerente, intestino, milza, sistema nervoso. Questi dati li ho tratti da un testo di astrologia medica fondato sulle statistiche, e sembra che ci prenda proprio. Per questo mi permetto di mostrarvelo. La bilancia, reni, pelle, parte bassa della schiena, glutei, scorpioni, sistema riproduttivo, organi sessuali, intestino, sistema escretore, sagittario, fianchi, coscia, fegato, nervo sciatico, capricorno, ossa delle mani, delle ginocchia, tendini, sistema scheletrico, acquario, caviglie, sistema circolatorio, e pesci, piedi. Pare che molti ballerini siano dei pesci, quindi non è detto che debbano avere soltanto i piedi deformati dall'artrosi, no, sono anche quelli che hanno i piedi come punto focale di prestigio, appunto i ballerini. Sistema linfatico e tessuto adiposo. Vi faccio rivedere questo libro d'ore che è veramente delizioso, come vedete non si vede molto facilmente, ma ogni punto del corpo è... ha la sigla di un segno zodiacale. Vedete qui si vede il Cancro, il Leone, la Vergine, scorpioni, reni, la bilancia, eccetera. Così organizzata, l'astrologia viene accolta con molto entusiasmo, ma un entusiasmo tale che i medici curavano con l'astrologia. Siccome ogni pianta, ogni segno zodiacale corrisponde a una pianta, a un colore, a una gemma, a un minerale,
loro, se uno aveva una malattia ascrivibile, che so, a Marte o diciamo all'Ariete, curavano con le piante relative all'Ariete. Quindi penso che ci sia stata una grande moria a quei tempi, perché erano cure un po' particolari. Così com'è comunque l'astrologia passa a Roma e lì è l'entusiasmo. E do un'idea alle signore qui presenti, anche se Natale è già passato, guardate il braccialetto romano con i segni zodiacali. Per farlo più raffinato le signore mettevano la scritta in greco. Vedete infatti il primo qui, si vede che lo punto, sì, c'è scritto Ares, Marte, e poi Hermes, Mercurio, perché ovviamente passa con i segni, con i nomi greci, poi viene trasferita nelle corrispondenti divinità romane. Zeus, Giove, Afrodite, Venere, Selene, la Luna, Helios, il Sole, Cronos, Saturno, e la prima qua è Tyche, la fortuna, che mi sembra che vada bene, che ci voglia proprio. E le signore avevano questi braccialetti con i segni zodiacali, ne ho visto qualcuno ancora, ne sono rimasti. Ma non solo le signore e il popolino, Cesare, siccome Cesare, la gens Iulia, discendeva da Iulo, figlio di Enea, a sua volta figlio di Venere, Cesare era convinto di essere discendente di Venere. Siccome Venere è il pianeta dominante del toro, le legioni di Cesare avevano il segno del toro, la legione decima, vi ricordate? La decima era quella che aveva dietro quando si trovò davanti alle scogliere di Dover, che disse scendete, quelli avevano paura, ma l'aquilifero della legione scese lui per primo e disse con militoni scendete, era la famosa legione che lui amava di più, e lì aveva impresso il segno del toro. Ma anche Augusto aveva battuto moneta, vedete, con il segno del Capricorno, che era il suo ascendente. E Costantino, quello che combattendo contro Massenzio aveva vinto, perché aveva visto lui e la legione una croce nel cielo con una scritta in greco in tutonica che lui tradusse in auxenio vinces, era quello che aveva lasciato libertà di culto ai cristiani, proprio perché aveva visto il segno cristiano. Beh, è Costantino, quando ha fondato Costantinopoli, Bisanzio, Istanbul, l'ha fondata in base agli auspici astrologici. Se vi interessa saperlo, quando andate a Istanbul, se vi capita, ricordatevi che è sotto il toro. E quindi ci fu veramente da parte di tutti una grande accettazione a tutti i livelli di questa visione del mondo, finché addirittura non arrivò la sanzione intellettuale. Ed ecco qua arriva Claudio Tolomeo nel secondo secolo dopo Cristo, siamo ad Alessandria all'Egitto, e Tolomeo scrive da un lato l'Almagesto, che è un libro di astronomia vera e propria, e quest'altro il Tetrabiblos, le previsioni astronomiche. Si dovrebbe dire Tetrabiblos, però siccome tutti dicono Tetrabiblos sembra di voler fare il di più. Ed è lui, quello che crea è il sistema di norme coerente per l'interpretazione del tema di natività. Mentre prima era tutto un po' selvaggio, lui dà delle norme sistematiche sia per l'astronomia sia per l'astrologia. Io vi invito a guardare la data. È stato ripubblicato nel 1622, quindi erano già passati Galileo, era già passato Keplero, e ancora già si sapeva da Copernico che il cielo, il sole era il centro del sistema solare. Ma lui, che è quello del sistema ovviamente tolemaico, con al centro la Terra, pubblicava ancora nel 600, oltre il 600, perché fu veramente un'opera monumentale la sua. E dunque l'astrologia si diffonde, arriva il cristianesimo, ecco, il cristianesimo segna una battuta d'arresto totale. Perché? Perché se è fatale, il libero arbitrio non c'è più, e invece il cristiano deve avere il libero arbitrio, e quindi il cristianesimo blocca in generale tutta la cultura greca, proprio perché è greca, proprio perché è pagana, ma blocca anche l'astrologia. Chi
l'incarico di coltivarla, di riprenderla, di tradurre le opere dei greci, tutte le opere scientifiche dei greci, gli arabi. Una brillante schiera di autori arabi traduce in arabo tutto quello che la nostra grecità ci aveva lasciato e continuano, grazie alla loro capacità matematica, perché con le cifre arabe loro facevano un momento a fare i calcoli che i nostri non erano in grado di fare. E quindi grandi studi astronomici, avanza enormemente lo studio astronomico, in effetti se vi occupate di astronomia vedrete che nella Luna molti crateri lunari hanno il nome di autori arabi, come vedremo, qualcuno ve lo faccio vedere anche qua. E quindi c'è un grande studio e quel fenomeno che avevo comunicato, il fatto che l'astrologia diventi il catalizzatore di cultura, perché con questo scambio culturale tra la Persia, sempre tra paesi islamici, però tra la Persia e l'Egitto, c'è uno scambio di comunicazioni, specialmente per quel che riguarda la medicina. Avicenna, persiano, comunica le sue conoscenze che vengono un po' collegate anche in questo caso all'astrologia. E vediamo questi grandi autori, perché veramente, vi assicuro, mi è capitato di studiarli proprio per studiare Dante, per capire questa Divina Commedia. Mi ci sono anche un po' cimentata. Al-Bumasar, che Dante cita, il famoso Introductorium in Astronomia, l'introduzione all'astrologia, che ha avuto in 20 anni 3 traduzioni in latino. Neanche qui, nessun libro mai che io sappia, in 20 anni ha avuto 3 traduzioni nella stessa lingua. Ma né Omero, ma nessuno. Viene tradotto una volta. Omero avrà avuto, ma nel corso di secoli, alcune traduzioni. Questo qui ne ha avuto 3. Una era di Adelardo di Bas, che è poi quello che vanta il fatto di aver introdotto le cifre arabe in Europa. Non so se è vero, loro inglesi dicono di sì, noi diciamo invece e sosteniamo il nostro Fibonacci e facciamo bene. L'altro è Giovanni di Siviglia, un'altra traduzione, Ermanno di Carinzia, praticamente in ogni nazione, vedete in Inghilterra, in Spagna, in Germania, vengono fatte queste traduzioni di Al-Bumasar. Al-Bumasar che vedete qui, vedete piccolino, c'è la sua immagine, la scritta, non so se si riesce a vedere, Al-Bumasar. E Dante lo cita. Siccome Dante mi è piaciuto riportare le sue parole, ma non solo Dante. Anche Alberto Magno, il vescovo di Colonia, che era studioso di astrologia anche lui, dà la sua interpretazione in latino, sempre lo stesso testo di Al-Bumasar. E però dice Al-Bumasar che l'accendimento di questi vapori significa morte di regi e trasmutamento di regni, però che sono effetti della signoria di Marte. Se c'è un ballo Marte, ancora vi ricordate dai tempi di Babilonia, Marte è la guerra, è il sangue, è la tempesta. E difatti anche, guardate che è la traduzione esatta anche di Alberto Magno, Vult tamen Al-Bumasar, quod etia mistari quando mortem regis et principum significant, propter dominium Martis. Quindi, grande importanza di Al-Bumasar, ma non è da meno Alfragano, a cui è stato assegnato un cratere, questo è il cratere lunare di Alfragano, autore del Liber de Aggregationibus, famoso, Elementa Astronomica, anche lui ha avuto due traduttori importanti, Giovanni di Siviglia e Gherardo da Cremona, e Dante anche lui lo conosce e dice: Mercurio è la più piccola stella del cielo, che è la quantità del suo diametro, non è più che di 232 miglia, secondo che pone Alfragano. Quindi Dante disponeva di questi testi giravano. E quest'altro è uno che noi chissà quante volte pronunciamo durante l'anno. Algoritmi, da cui viene la parola algoritmo. Quando diciamo, sentiamo dire algoritmo, è proprio perché
l'aveva inventato lui, questo sistema. Anche a lui è stato intestato un cratere lunare e poi guardato, ho trovato questo francobollo, mi ha fatto piacere trovarlo e portarlo da vedere. E questo francobollo che hanno fatto i russi, beh, era anche abbastanza un bel uomo, non so se le signore sono d'accordo con me. Era del settembre del 1983 e la Russia dedicò a questo Al-Khwarizmi un francobollo commemorativo. E continuano dunque gli arabi a associare astronomia, astrologia, medicina, era la triade, anzi matematica, astronomia, astrologia, medicina. Molti erano anche alchimisti. Non posso parlare perché mi espanderei troppo, magari un'altra volta parleremo dell'alchimia. E quando avviene che nell'anno 1000 cominciano le traduzioni. Ecco qua, la scuola dei traduttori di Toledo. A Toledo, Abelardo di Baz, che abbiamo già nominato, Platone di Tivoli, che è quello che traduce l'Almagesto di Tolomeo, Ermanno di Carinzia, Giovanni di Siviglia, Gerardo del Cremona, anche quel Michele Scotto che poi Dante mette all'inferno. E è Alfonso il Saggio che finanzia questa cosa, mentre anche in Italia, a Palermo, Federico II di Svevia, anche lui, finanzia una scuola di astrologi brillantissima, gente che sapeva perfettamente l'arabo e il latino e traduceva. Dobbiamo a questa brillante schiera di autori la diffusione dell'astrologia, della matematica, ma in particolare di un evento fondamentale che ha cambiato la visione del mondo dal Medioevo fino al 600. Cosa portano questi arabi in traduzione? Il neoplatonismo, una corrente che risale a Plotino nel secondo secolo d.C., che viene modificata variamente attraverso Giovanni Scotto Eriugena, attraverso Dionigi l'Areopagita, Avicenna e tanti altri autori, arriva a questa formulazione, che è quella che conosce Dante e che conoscerà soprattutto quando, fra poco vedremo, Marsilio Ficino. Io non voglio annoiarvi però. Grazie. Allora vado avanti ancora un po', Cos'è questa idea? Ve la dico in un'immagine. Facciamo finta che ci sia una lampadina, ed è questo entopan, uno il tutto. Una lampadina che emette luce. Allora c'è la prima emanazione che viene chiamata l'intelletto, ed è quello che per Platone era la sede dell'iperuranio, delle idee, dei modelli di tutte le cose. Da questo punto centrale si emanano i modelli delle cose. Questi modelli delle cose, l'intelligenza, emanano alla loro volta un altro, si chiama ipostasi, l'anima del mondo, che è come un doppio specchio, rispecchia i modelli e li stampa nel mondo sensibile. È come quando portiamo i bambini al mare, che hanno gli stampini, lo stampino ha la forma perfetta, quello la stampa sulla sabbia e sì, più o meno reca l'impronta dello stampo, magari un po' alterata. E il sapiente, il saggio, il filosofo, cosa deve fare? Deve cercare di capire la segnatura delle cose, a quale modello celeste, a quale archetipo bisogna far risalire le cose di qua giù. È la famosa signatura rerum, a cui Jacob Boehmer dedicò un'opera importante. Allora il saggio deve capire qual è la signatura rerum. Del resto, questa cosa andava bene con il cristianesimo, perché vi ricorderete quando San Paolo, nella lettera ai Corinzi, dice «Videmus nunc per speculum et in enigmate». Ora vediamo le cose attraverso uno specchio e un enigma. Perché? Perché la realtà è specchiata. San Paolo aveva una matrice, una formazione neoplatonica. E proprio, il neoplatonico proprio, perfeziona questa idea. E viene fuori quello che useremo anche in un prossimo incontro,
per Dante. Infatti, vedete, ho già messo inferno, purgatorio, paradiso, perché questo schema mi servirà per una prossima lezione. Secondo profo, non sono il mondo delle idee, non sono le idee platoniche, sono i pianeti quelli che vengono emanati. La prima emanazione è Sole, Luna, Mercurio, Venere, Luna, Mercurio, Venere, Sole, Marte, Giove, Saturno. Questa è la prima emanazione. È la virtù dell'uno che si diffonde in questi pianeti. E difatti Dante dice, no, questi pianeti ovviamente mandano la loro virtù nell'anima, che è lo specchio, e l'anima a sua volta li stampa nel mondo materiale. E difatti dice Dante, questi organi del mondo così vanno, come tu vedi ormai, di grado in grado, che di su prendono e di sotto fanno. Questi organi del mondo, le stelle, questa spartizione, funziona così, rispecchia i pianeti e la loro virtù e agisce, li stampa nel mondo materiale. E questo sarebbe il meccanismo dell'astrologia. Gli arabi, con questo schema neoplatonico, offrono all'astrologia uno schema filosofico perfetto, indistruttibile. E così l'astrologia viene accettata, si diffonde. E naturalmente il cristianesimo deve lottare per poter far accettare la non fatalità, il non determinismo dell'astrologia. Così San Tommaso dirà, astri inclinant, non necessitant. Gli astri esprimono una predisposizione, ma non esprimono un destino. Altri dicono che sì, però riguardano soltanto l'aspetto naturale, solo le medicine, non altro. E Dante è combattuto, per cui quando si trova in paradiso, dice appunto, arriva la costellazione dei gemelli e dice, oh gloriose stelle, o lume pregno di gran virtù dal quale io riconosco tutto quale che sia il mio ingegno. Tutto quello che io so lo devo alle stelle. Poi però nel purgatorio dice, ve lo dico, lo cielo i vostri movimenti inizia. Non dico tutti, ma posto che il dica, lume vedato a bene da malizia. Dice il cielo, la posizione dei pianeti, inizia i vostri movimenti. Voi avete quei dati che vi vengono forniti dal cielo. Non dico tutti, perché non si possono dire tutti, però lume vedato a bene da malizia e libero voler. Quindi sì, voi avete dalle stelle dei input, diremmo oggi, però potete modificare. Però quando arriva in paradiso non lo dice più, dice che dalle stelle ha avuto tutto. E comunque a questo punto c'è un'accettazione globale dell'astrologia, seppure con queste riserve, e si arriva ai grandi autori, ai nostri grandi autori. Per esempio Michele Scotto, che servì presso Federico II, che fu astronomo, che fu alchimista. Guido Bonatti, anche lui insegnò all'Università di Parigi, c'era un'università dove si insegnava astrologia a Parigi, a Bologna, a Padova. Anche lui era in servizio presso Federico II. A Michele Scotto poi era anche in servizio presso i comuni di Firenze, Siena e Forlì, perché lui era forlivese, e era al servizio specifico del capitano generale dei Ghibellini di Romagna, Guido da Montefeltro. Allora lui, quando Guido doveva fare una scorreria, Guido Bonatti si metteva in cima al campanile di San Mercuriale, l'abbazia di San Mercuriale a Forlì. Se ci siete stati, è alto 72 metri. Lui si metteva là in cima, c'era una specola e teneva la corda della campana in mano. Quando vedeva che i pianeti, secondo lui, erano nella posizione giusta, dava un rintocco. E allora ecco che Guido da Montefeltro prendeva le armi, saliva in groppa e via che andava e pariva. Dicono le cronache fiorentine che tornava sempre vincitore. E beh, bisogna vedere, è un po' come... però ci credevano. E difatti i due, sia Michele Scotto che Guido Bonatti, previdero la vittoria dei senesi ghibellini contro i fiorentini guelfi. Secondo me,
Dante li mette all'inferno anche un po' per quel, perché non ce li aveva in simpatia, perché avevano predetto la sconfitta proprio dei fiorentini, che erano quelli a cui lui teneva. No, in realtà lui li mette all'inferno perché diceva che coltivavano l'astrologia deterministica, fatalistica. Tutti però la coltivavano fatalistica, perché proprio solo loro due, per questo che a me vengono dei dubbi. E ci sono oltre a loro, per esempio Cecco d'Ascoli, che fu bruciato vivo perché aveva un po' ceduto. La Chiesa accettava, sì, come Sant'Alberto Magno, che si facessero studi di astrologia, ma Cecco d'Ascoli dice che Gesù Cristo venne a terra accordandosi il volere di Dio con la necessità del corso di astronomia. Astronomia sarebbe l'astrologia, secondo Cecco d'Ascoli. Insomma, dice, Dio, vedendo che i pianeti erano così, era un po' eccessivo. E infatti ho detto che aveva astralizzato Gesù Cristo e venne bruciato vivo. E beh, insomma, ci sono dei limiti. E poi c'è un altro personaggio, sempre astrologo, sempre di questo periodo, che sicuramente conoscete, ed è Ruggero Baccone. Anche lui è andato in galera, non per astrologia ma per stregoneria. Pensate cosa aveva scritto: arriveremo a costruire macchine capaci di spingere grandi navi a velocità più forti che un'intera schiera di rematori, e bisognose soltanto di un pilota che le diriga. Arriveremo a imprimere ai carri incredibili velocità, senza l'aiuto di alcun animale. Arriveremo a costruire macchine alate, capaci di sollevarsi nell'aria come gli uccelli. E per forza che l'ha messo in prigione, perché più stregone di quello lì. Beh, non solo lui, ci sono anche altri autori con delle vite spassosissime che però qui non possiamo trattare. Ci fu però un risvolto nell'arte bellissimo, che penso molti di voi abbiano visto, al Palazzo della Regione a Padova, il ciclo di affreschi ispirati da Pietro Dabbani, che fu l'astrologo. Anche lui andò in galera, doveva bruciare vivo anche lui, ma per fortuna morì in carcere e scampò. E lui lo fece realizzare da Giotto, fu distrutto in un incendio, ma è stato ricostruito, sono andata a vederlo, e la ricostruzione è stata abbastanza fedele. Siamo alla fine del Medioevo e si prospetta già l'età umanistica e il Rinascimento. Ci fu un evento che favorì la diffusione dell'astrologia. E intanto l'uomo è microcosmo, è il centro di tutte le influenze celesti. L'uomo ormai è al centro dell'universo nell'umanesimo. E succede un evento storico importante. Nel 1453 i turchi arrivano a Costantinopoli e la conquistano. Gli eruditi bizantini fuggono, tutte le volte fuggono tutti in Italia, e vengono da noi, vengono a Firenze e portano a Firenze i testi veri questa volta, non quelli passati attraverso Avicenna che poi Albumassar l'aveva cambiato e dopo Averroè diceva un'altra cosa. No, questi portano proprio i testi greci con Platone, Aristotele, Plotino e perfino il Corpus Hermeticum, che diventò allora la Bibbia degli studiosi. E naturalmente vengono accolti a Firenze nella corte, non facciamo corte ma ormai sono signorie di Cosimo di Medici, il quale dà a Marsilio Ficino l'incarico di studiare il greco via via in fretta e di tradurre queste opere. C'era già visto Platone che gli insegnò. E allora Marsilio Ficino, che era veramente una grande testa, tradusse subito, prima ancora che Platone, tradusse il Corpus Hermeticum e aprì la via all'ermetismo e ai famosi maghi del Cinquecento, Cornelio Agrippa, Paracelso. Ma questa è un'altra storia. Devo stare attenta a non divagare. E soprattutto traduce Plotino e la biografia di Plotino, di Porfata da Porfirio.
che poi ricorderete anche il Leopardi fa il dialogo di Plotino e di Porfirio. Ecco qua, Plotino e Porfirio discutono d'astrologia questa deliziosa miniatura. Vedete che parlano dei tre strati del cielo, l'uno è l'intelligenza, l'anima del mondo, l'universo corporeo. Ancora Marsilio Ficino compie una seconda opera molto importante, concilia il neoplatonismo con la religione cristiana. Anche su questo ci sarebbe da parlare, perché è bellissima la cosa che dice. Noi dobbiamo pensare l'uno come Dio, e l'emanazione, che nella visione di Plotino è automatica, perché dalla luce esce, dalla fonte luminosa esce la luce automaticamente, secondo Marsilio Ficino è l'amore, è l'atto d'amore, ed è bellissima questa immagine che lui crea conciliando fede e ragione. Ma per quel che riguarda la nostra astrologia, ha un'idea che lo mette in sintonia con le nostre più moderne che abbiamo descritto prima, col parallelismo per esempio di Gustav Jung, perché lui dice c'è un parallelismo, c'è una consonanza, chiama lui, non un'influenza, ma una consonanza. Invece di calcolare l'influenza che quei famosi astri facevano sull'anima del mondo che poi imprimeva la virtù, lui dice non è un'influenza, è un rispecchiamento, e insiste sull'idea dello rispecchiarsi, un mondo che si rispecchia in un altro, e traduce questo discorso che è quello di Plotino: gli astri sono come delle lettere scritte nel cielo che, se correttamente interpretate, consentono di prevedere l'esito futuro degli eventi. C'è una consonanza, una descrizione. Noi vediamo la realtà qui, nel cielo viene descritta in altro modo, in altre lettere. Questa immagine penso che la conosciate tutti. In virtù di tutte queste belle cose che aveva fatto, Marsilio Ficino ha la facoltà da Cosimo di Medici di prendere questa villa medicea di Careggi e di fare l'Accademia Platonica Fiorentina. Sapete di cosa si occupavano? Di ermetismo. Di qui partiranno i maghi del Rinascimento. Comunque ormai l'astrologia è accettata fino al punto, questa vi farà ridere, che Jean Morin, che era l'astrologo di Luigi XIII, quando nacque Luigi XIV, il Re Sole, lui era in cima al Palazzo Reale, nella sua specola, e quando gli hanno dato il colpo di gong, che voleva dire che era nato Luigi XIV, lui velocemente ha schizzato la posizione dei piedi. Dunque questo Jean Morin ha scritto un'astrologia gallica, questa qua che vedete, e l'ha dedicata a Gesù Cristo, che vuol dire che proprio veramente l'astrologia era strettamente ormai collegata alla visione cristiana. Se uno si permette di dedicare a Gesù un'opera come quella, vuol dire che ormai cristianesimo e astrologia andavano di pari passo. Siamo arrivati alla conclusione, siamo ormai al Rinascimento, vediamo l'arte, Borso d'Este, Palazzo Schifanoia, Ferrara. Perché è così importante? Perché è bellissimo, se verrete la volta prossima vedremo altre di queste immagini. Ma perché Abi Warburg, che adesso bisogna dire Abi Warburg, perché l'istituzione Warburg è collegata all'Università di Londra, ma lui è tedesco, è di Amburgo, quindi io dico Warburg, proprio attraverso, guardando questi affreschi, ha formulato la sua teoria, un critico d'arte, che l'arte è l'espressione, la pittura specialmente, l'espressione più compiuta di una civiltà. Cioè, se uno vuole capire i valori, le idee, i concetti di una civiltà, li può cogliere, se è capace di leggere, attraverso l'arte. E ha fondato l'iconologia a Warburg. E nel Congresso Internazionale della Storia dell'Arte a Roma, nel 1912, partì proprio con questo discorso sul Palazzo Schifanaia. Vi faccio vedere, prima di terminare, un'ultima immagine, questa bellissima, al Palazzo Farnese, anche questa ispirata al neoplatonismo, le costellazioni rappresentate come esseri viventi. Nel frattempo, gli astronomi
si occupavano d'astrologia. Tycho Brahe, Copernico, Galileo, Capero, tutti facevano mappe di natività, oroscopi. Addirittura il nostro Galileo, questo è il suo oroscopo, quello che si è fatto lui per lui, ma l'aveva fatto per il fratello Leonardo, per la sorella Virgilia, per i nipoti, ma soprattutto li faceva anche su commissione e li faceva pagare 60 lire venete, che era come 2 mesi di salario di un manovale. Pensate che fortuna abbiamo noi quando leggiamo sui giornali l'oroscopo di Fox, che l'abbiamo gratis se non altro. E lui lo faceva pagare caro. Prendiamo per esempio questo, famoso, Keplero, quello delle leggi di Keplero, sul moto dei pianeti. E lui ha fatto l'oroscopo del Wallenstein, chissà quanto l'ha fatto pagare. Va bene, allora concludo. C'era molto da dire, ma vedo che sono già le 5, non voglio tenervi di più. Concludo con quello che deve essere l'applicazione della scienza medica secondo un astrologo. Ah, un astrologo con i baffi, mica un astrologo con Paracelso. Vediamo allora. I medici ciarlatani, secondo Paracelso. I medici che non tengono conto dell'astrologia sono ciarlatani. Infatti, cos'altro è Venere se non l'artemisia, la pianta d'artemisia, che cresce nel vostro giardino? Cos'è il ferro se non Marte? Questo significa che Venere e l'artemisia sono prodotti della stessa essenza e che Marte e il ferro sono manifestazioni della stessa causa. Uno ha problemi di sangue e deve prendere il ferro perché Marte presiede al ferro. Cos'è il corpo umano se non una costellazione degli stessi poteri che hanno formato le stelle nel cielo? Sapete chi gli dà la risposta? E con questo finisce l'astrologia. Voltaire. Verrà il giorno in cui la gente si renderà conto che gli astrologi sono dei grandi imbroglioni.